Ciao ragazze, nuovo video mezzo haul e mezzo di regalini che ho ricevuto per il mio compleanno. Sono dei due regalini che ho ricevuto un pochino in ritardo perché ho fatto gli anni il 27 giugno, ma li ho ricevuti venerdì e stamattina che è il 21 luglio, quindi un pochino in ritardo. Però ci tenevo a mostrarveli perché sono due regalini molto carini, secondo me sono carini anche gli altri che ho ricevuto. Però quando li ho ricevuti a giugno praticamente non avevo ancora aperto il canale, quindi non ho potuto mostrarveli. Allora, però partiamo da qualche acquistino che ho fatto. Ovviamente non poteva mancare un altro mezzo haul di shopping con i saldi, quindi vi faccio vedere queste cosine in modo che magari le possiate trovare ancora in negozio e vi possano dare qualche spunto come al solito. Allora, dai cinesi, quindi qua diciamo che bisogna girare un po' i cinesi che ci sono qui in giro per trovare queste cose, perché sicuramente da qualche parte li troverete. Ho comprato tre cosine. La prima cosina, che è un po' una futilità, però ve la faccio vedere lo stesso perché ho in mente un'idea, però non so se riuscirò a metterla in atto. Ho preso questi bottoncini, che sono dei bottoncini colorati a forma di fragola. E io li ho comprati, li ho pagati solo 80 centesimi e avevo in mente praticamente di utilizzarli per una magliettina magari bianca, in cui magari aveva magari dei bottoncini o una camicina così tipo tutta bianca, anzi ne vorrò comprare una tutta bianca di modo che riuscirò a fare questa cosa e attaccarli appunto al posto dei soliti bottoni che mettono nelle camicette. E questi qua sono proprio la classica fragolina rossa e li ho pagati solo 80 centesimi, c'erano anche bianchi però. Non mi pareva che avessero molto senso le fragole bianche, fragole acerbe. Poi, sempre dai soliti cinesi, tanto per non farmi mancare nulla, ho preso due paia di sandali bassi, perché adesso ho la fissa praticamente di sandali bassi, non so neanche io il perché. E ho preso questi sandaletti qui praticamente sono i classici sandaletti in gomma, che ci sono anche da Primadonna, e ce ne sono tantissimi, anche l'anno scorso hanno spopolato in tutti i negozi. E quest'anno ho deciso di prenderli fatti così anche perché li ho pagati soltanto 2,90 euro, mentre la Primadonna li trovate e ci sono ancora, certo sono in saldo, ma vanno comunque sui 10-15 euro come prezzo minimo. Quindi sinceramente, quando ho visto questi che sono identici a quelli che si possono essere da Primadonna, mi sono andata subito a prenderli perché 2,90 euro. Non li volevo prendere. Poi sono stata lì a guardare, poi sono stata lì a scegliere il colore, alla fine li ho presi a scolta per 2,90 euro, ma chi se ne frega, non ti esce neanche un pacchetto di sigarette. E sono molto carini, li ho scelti così con lo sfondo beige, il fiocchettino rosa fluo, blu elettrico qua la strisciolina e poi giallo fluo. Li ho trovati molto simpatici, poi 2,90 euro, come vi ripeto, lo ripeterò 50 volte i prezzi delle cose e mi sono sembrati molto molto carini. E sono fatti così, anche magari con un vestitino per andare in piscina o per fare una passeggiata. Li ho presi. Poi, altro paio di sandali che ho preso sempre dai cinesi, sono questi sandaletti che ho pagato, erano 15,90 euro con lo sconto 20% alla cassa, quindi uno sconto proprio misero che fanno dai cinesi, però le cose sono già a prezzo bassino, quindi ho voluto prenderli perché mi sono sembrati molto carini e molto fini. E poi mi serviva, cioè volevo un sandaletto così particolare basso da mettere magari per non essere con la solita banalità del sandalo basso. Ho preso questo paio di sandaletti che trovate ancora, cioè trovate, non li trovate perché sono dei cinesi qua nella mia zona, però per chi mi segue che è della zona che magari vi piacciono, li trovate praticamente dai cinesi che ci sono vicino a Bosio, a Ronio, sì. Si chiama Ronio, sì, vicino a Bosio, i cinesi, praticamente i cinesi di Bosio, mettiamola così, e li pagate sui 13 euro e ce ne sono ancora diversi numeri e sono fatti in questo modo, pitonati, quindi hanno questa stampa pitone classica con questi appunto, come si dice, con queste fibbiettine dorate, sono molto carini indosso, molto fini e sinceramente vabbè, hanno la zippettina qua dietro. Li ho trovati molto carini, indosso stanno davvero bene e poi 13 euro. Sì, ne sono scontati tantissimo, però ci possiamo accontentare.